Ciao ragazzi, benvenuti al mio canale di YouTube e poi farò condivisioni con TikTok, Instagram e tutti questi social. Allora, non vi ho mai salutato, benvenuti al mio canale YouTube, non mi sono mai presentato perché non sono uno YouTuber, ma voglio aiutare, condividere con le mie storie e, dato che è un anno che esiste la PlayStation 5 e non tutti ancora ce l'hanno. Vi volevo raccontare come ho fatto io averla. Nel senso che il mio sogno era di comprarla a 500 euro, prezzo stand alone, senza giochi, senza bundle. Mi sono ritrovato che purtroppo GameStop la vendeva a 780 con vari giochi pagati a super prezzo pieno, dove altre catene costavano molto meno singolarmente presi i giochi. Niente, mi sono ritrovato a tentare la fortuna. Quindi, prima cosa da fare, se non avete la PlayStation 5 un anno dalla data di uscita e la volete avere, vi consiglio alle 3 del pomeriggio, 3 e un quarto, orario italiano, ovviamente la maggior parte che mi seguite siete italiani. Allora, è di tentare sul sito della GameStop. So che avrei dovuto farlo mesi e mesi fa, ma ho avuto varie problematiche che poi vi racconterò in altri video futuri. Però detto questo, sul sito della GameStop, 3 e un quarto, vi mettete in coda. Praticamente voi quando entrate non potete entrare nel sito per comprare. Ci sarà una coda virtuale. Nella coda virtuale dovrete attendere il momento che vi daranno l'accesso. Quando avrete l'accesso, dovete essere velocissimi a cercare il bundle preferito con i giochi preferiti. Detto questo, io ne ho prese 4, non volevo lucrare, ma bensì perché potevo prenderne anche 10-15, mi è capitato, potevo averne 15, non ho voluto. Me ne sono bastate 4 perché mi sono detto voglio cercare di recuperare i soldi spesi per il bundle. Cioè, se l'avessi trovata una a 500 euro, molto probabilmente non avrei comprato mai la seconda. Dato che ho pagato troppo, mi sono detto me ne compro 3 o 4 e poi le vendo 100-150 euro in più con i giochi e poi ricavo io in modo da potermi togliere lo sfizio di risparmiare un pochino e comprarmi magari questa selezione di avere la possibilità di avere giochi, di avere la telecamera, joystick e anche le cuffie. Detto questo, primo consiglio di andare il pomeriggio. Voi andate tutti i pomeriggi, 3 e un quarto, vi mettete online e vedete se c'è la coda. Se avete due cellulari o se siete in compagnia di qualcuno, vi consiglio usate due cellulari, ok? Così avete più possibilità e più opportunità di poter saltare ed entrare nella coda. Detto questo, potete altrimenti anche, come si dice? Andare nei negozi. Ora è più facile trovarla. Io l'ho presa ad aprile, non era semplice, dovevo fare tutto online. Però se tu adesso vai a comprarla nei negozi, non c'è sugli scaffali e mi sa che non ci sarà neanche a Natale, purtroppo, perché mancano i pezzi e tutte queste cose qua. Vi consiglio quindi di dire questo. Andate alla MediaWorld, andate alla Trony, andate dove volete e dite: ho saputo che il mio amico ha comprato la PlayStation qui da voi. Ne avete ancora qualcuna? Vi è rimasta qualcuna in magazzino? E allora lì forse potrete essere fortunati e magari il commesso vi dice: sì, ne è rimasta qualcuna. Perché questo? Perché non le mettono sugli scaffali. E quindi vi consiglio di andare lì e dire che un vostro amico l'aveva presa lì da voi. Ok? Detto questo, se vi sono stato di interesse, di aiuto, un mi piace e poi seguitemi nella mia canale YouTube, ok? E poi farò il link per la pagina Facebook, TikTok. Ok, grazie mille. We are gamers e io lo sono. È una malattia, ma è così.